eccoci con Benvenuto Presidente, naturalmente sulle fonti TV per parlare nel dettaglio di quello che succederà nel futuro Quirinale, nel senso quando arriverà il futuro inquilino del Colle dopo Sergio Mattarella. Oggi alle 15 si parte, i grandi elettori sono stati convocati naturalmente in Parlamento in seduta comune per dare il via alle votazioni. Molto probabilmente, poi il condizionale è sempre d'obbligo perché le sorprese in questi casi possono anche non mancare, però molto probabilmente oggi sarà una giornata con un nulla di fatto, perché da ieri, e non solo da ieri, ma sicuramente nelle ultime ore, i dialoghi si sono fatti più pressanti, i vari partiti politici si sono trovati per cercare un nome condiviso e ancora questo nome condiviso non c'è. I dialoghi stanno continuando anche questa mattina tra le forze politiche e appunto si parte oggi alle 15. Quindi in questa prima puntata di Benvenuto Presidente, con un bel punto esclamativo, chi sarà? Invece qui ci mettiamo un bel punto interrogativo, anzi avete già scritto, scriveteci al nostro numero di WhatsApp per farci sapere cosa vi attendete. Dicevo, benvenuto presidente, in questa prima puntata andremo a sondare un po' qual è il sentiment in generale. Io saluto e do il benvenuto a Luigi Contu, direttore ANSA, che inaugura con me questo format. Luigi, grazie per essere con noi, buongiorno. Buongiorno a voi, eccoci, buongiorno. Buongiorno, allora da dove vogliamo partire? Perché in queste ore ovviamente la confusione regna sovrana, come è ovvio, no? Sennò sarebbe troppo bello se ci fosse già un nome condiviso alla prima votazione. Ti chiedo in generale che cosa ti aspetti, quali sono le sensazioni che arrivano direttamente dalla prima agenzia di stampa italiana, insomma, che indubbiamente si sta concentrando su questo. Poi andiamo mirati con qualche domandina anche un po' di circolazione. Costanza, per così dire, a te. Ma dunque, buongiorno di nuovo. Io mi aspetto una presa di responsabilità da parte delle forze politiche. Abbiamo assistito, diciamo, a giornate complesse, convulse, nelle quali nessuno è riuscito a fare dei passi avanti importanti, un po' perché era presto, un po' perché generalmente nella corsa al Quirinale le scelte vengono fatte alla fine, un po' perché i partiti e gli schieramenti sono un po' divisi tra loro e soprattutto perché per la prima volta, questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare, da quando si vota per la prima volta nella storia della Repubblica, in questa legislatura non c'è una vera e propria maggioranza preordinata. Cioè gli schieramenti classici, come abbiamo visto, si sono divisi e si sono create maggioranze inedite e anche spurie per la prima parte della legislatura, tant'è che alla fine si è dovuto ricorrere al nome di Draghi per dare un governo al Paese che fosse più stabile. E quindi questo chiaramente influenza tantissimo questa partita e per la prima volta nella storia si vota anche durante una pandemia. Quindi ci sono degli elementi davvero inediti nella corsa al Quirinale che stanno condizionando fortemente queste prime giornate. Ecco, il nome di Draghi che è stato fatto anche proprio per il Quirinale, sì. Partiamo da qui, poi analizziamo gli altri papabili, per così dire. Sembra però in queste ultime ore che ci sia la convinzione che Draghi sia meglio lasciarlo dove sta, cioè a Palazzo Chigi, proprio perché, e lo hai detto anche tu Luigi, si vota durante una pandemia, in un momento cruciale per il paese, non solo la pandemia ma c'è il tema dell'inflazione che tiene banco, l'economia ovviamente penalizzata, che rischia di essere fortemente penalizzata per il caro energia, quindi con tutto il tema delle bollette su cui il governo ovviamente sta lavorando. È vero che la continuità potrebbe essere garantita da alcune mosse politiche, ma in questo momento insomma le carte sono un po' disordinate, quindi sembra quasi che Draghi sia un po' uscito di scena, anche se non formalmente. Cosa ne pensi e cosa dove vedresti tu meglio, anche se te lo posso chiedere, Draghi? Quirinale o Palazzo Chigi? Allora, diciamo, facciamo una premessa, siamo stati un po' sfortunati con il calendario, nel senso che se questa legislatura, se questa fine del settennato di Mattarella fosse stato tra un anno, i tempi sarebbero stati perfetti per continuare con questa accoppiata Mattarella-Draghi, che ha dato grande stabilità al quadro politico, un ombrello internazionale e una situazione davvero positiva per il Paese. Purtroppo però, diciamo, la Costituzione prevede un percorso diverso, i tempi sono questi. Io credo che l'interesse dell'Italia sia in questo momento di non perdere una personalità come Draghi. Questo significa mandarlo al Quirinale? Bene, lo si mandi al Quirinale. Questo significa tenerlo a Palazzo Chigi per continuare questo percorso importante? Si trovi una soluzione all'altezza per il Quirinale.
Certo. Dalle 15 di oggi siamo, diciamo, di fronte al paese. Il teatro si apre il sipario e le forze politiche devono mettere un nome, non lo faranno oggi perché si voterà scheda bianca, ma devono prendersi una responsabilità. Noi possiamo dire al mondo che non siamo in grado di trovare un presidente del Consiglio che gestisca un anno di legislatura o un presidente della Repubblica che abbia, come dire, un quadro politico che consenta al governo di continuare? A me sembra davvero, per un paese importante come il nostro, che sarebbe una prova di estrema debolezza. Quindi io mi auguro che le forze politiche trovino la soluzione, che sia mandare Draghi e assicurarlo alla Repubblica per 7 anni e trovare immediatamente una soluzione per un Presidente del Consiglio affidabile che tenga insieme questa maggioranza. Se invece si dovesse arrivare ad uno scontro, è chiaro che sarà molto complicato poi proseguire anche l'esperienza di Draghi a Palazzo Chigi. Non c'è stata una storia, una volta nella storia della Repubblica Italiana, in cui si è arrivati a votare un presidente in una situazione di scontro in cui poi il governo non ne ha risentito. Quindi siamo in un passaggio estremamente delicato, un sentiero stretto, e credo che si debba partire dalla convinzione che Draghi non si può perdere. In quale posto, onestamente, non lo so. Io penso che la strada maestra sia quella del Quirinale, onestamente. Abbiamo detto che è un presidente di grandissima esperienza internazionale, che ha tenuto insieme questa maggioranza, che ha già riscosso un plebiscito da parte del Parlamento, al di là dell'opposizione della Meloni. Mi sembra un candidato ideale. Certamente bisogna trovare una soluzione per il Palazzo Chigi. Certo. Infatti il titolo, ma tu hai già messo sul tavolo gli scenari possibili. Cosa succede se Mario Draghi diventa Presidente della Repubblica, diventasse Presidente della Repubblica? Beh, dipende proprio che cosa si andrebbe a scegliere, appunto, per Palazzo Chigi. Cioè le ipotesi sono diverse, insomma, potrebbe essere disegnato un suo successore che proseguirebbe automaticamente la sua strada, oppure l'ipotesi peggiore in questo momento di incertezza è quello delle elezioni. Insomma, è proprio complicato anche stare a stabilire quello che potrebbe accadere a livello politico se fosse Mario Draghi a prendere il posto di Sergio Mattarella. Altra domanda, anche per fare un po' un toto Quirinale, chi sale chi scende: l'uscita di scena di Berlusconi, te l'aspettavi, e quanto spariglia ancora di più le carte secondo te in queste ore che precedono la prima votazione? Sì, me l'aspettavo, perché chiaramente la candidatura di Berlusconi era una candidatura complicata, legittima, comprendo la sua, come dire, aspirazione e anche quella delle forze politiche che lo hanno sostenuto fino all'altro ieri, però mi sembrava davvero una presidenza, una candidatura che non avesse la forza per arrivare, e i numeri non c'erano. Questo presidente deve uscire da un accordo, non ci sono i numeri per fare presidenti di parte, e quindi mi sembrava abbastanza prevedibile. Credo che in qualche modo abbia dato un'accelerazione, perché abbia sgombrato comunque il tema di avere comunque un candidato pesante e importante che condizionava le mosse di Salvini, della Meloni e anche in parte dei centristi. Quindi questo dà le mani più libere a tutti, e oggi vedremo. Oggi tra l'altro ci dovrebbe essere un incontro, ancora non ne abbiamo notizia, tra Enrico Letta e Salvini, che potrebbe essere un incontro abbastanza importante nel quale i due si possano dare un riconoscimento reciproco. Fino adesso non c'è stato un confronto diretto, e che potrebbe essere in effetti un elemento importante in questa partita. Si parla di Pier Ferdinando Casini, di Giuliano Amato, ma si parla anche di un'eventuale donna al Quirinale. Non posso non chiederti questo prima di salutarti, Luigi. Elisabetta Belloni, che sarebbe effettivamente tra tutti il nome meno divisivo, cioè è stata confermata. Lei ha vissuto, insomma, 35 anni nella Farnesina, diciamo così, nel senso ampio del termine. È stata confermata da varie legislature, da vari colori politici, insomma un nome che sembrerebbe mettere d'accordo tutti. E però qui ti lancio la provocazione: se non fosse che è una donna, capisci bene dove voglio arrivare, no? Quanto saremmo pronti ad avere al Quirinale una donna, Luigi? Allora, partendo dalla fine, io penso che noi siamo pronti per avere una donna al Quirinale o a Palazzo Chigi, e secondo me la Belloni potrebbe essere anche una soluzione della grande questione chi governa per Palazzo Chigi. Lo siamo perché siamo, per fortuna, il nostro paese è avanzato. Certo, c'è ancora molta distanza rispetto ai paesi del nord, ma insomma abbiamo visto quello che è successo nell'Unione Europea.
se c'è una donna di valore come Elisabetta Belloni, sicuramente è possibile che ciò accada. Chiaramente per il Quirinale ci sono tanti equilibri, non si può fare soltanto una questione di genere. I nomi che tu hai fatto prima sono due nomi di politici di razza che hanno un curriculum davvero istituzionale importante, no? Più volte premier Amato, presidente della giudice della Corte Costituzionale, prossimo presidente, ministro Casini e presidente della Camera, presidente della Commissione Esteri. Sia Amato che Casini rispondono a un identikit, come dire, non molto di parte, anche se tutti hanno una derivazione politica, ma poi sono passati attraverso incarichi istituzionali che hanno svolto con grande imparzialità. Mi sembra che siano tre nomi che possono tutti e tre funzionare, ma rispondono un po' a logiche diverse. Vediamo poi le forze politiche su che cosa si orientano. Assolutamente, un flash e poi davvero ti saluto. Escludiamo il Mattarella bis? No, mai, non si può escludere, perché di fronte a una situazione complicata le forze politiche potrebbero tornare. E io personalmente nel mio toto voto che facciamo qui sì. per scherzo gli ho dato ancora un 20%, per dire, perché secondo me poi è una possibilità di fronte allo stallo e a una crisi. Credo che le forze politiche potrebbero chiedergli di continuare, e a quel punto sarà difficile tenere quella posizione costituzionalmente perfetta che ha tenuto fino adesso, cioè non si può fare, non voglio fare il bis, ma di fronte a un paese in difficoltà, magari con uno spread che dovesse salire proprio per le difficoltà di cui parlavi te prima, economiche, io credo che sarebbe difficile dire di no. Grazie a Luigi Conto per essere stato con noi in questo appuntamento di Benvenuto Presidente. A presto, ci risentiamo, insomma, quando i giochi saranno un attimino più avviati. Grazie, buon lavoro. Grazie, buona giornata. Grazie a Luigi Conto, direttore ANSA.